La criminalità organizzata potrebbe avere vita breve in Calabria. È quello che si auspica il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, che durante la cerimonia di istituzione del 14° Battaglione Calabria, distaccato a Vibo Valentia, ha annunciato l'arrivo di altri uomini in regione. Ci saranno parecchi carabinieri in più. Ci sarà un reparto che è specializzato per i servizi di ordine pubblico e ci sarà una compagnia in più di supporto all'arma territoriale. Penso tra qualche settimana daremo ufficialmente il via, ma in realtà già le attività, i progetti sono iniziati. I comuni hanno reso disponibili delle aree nelle quali noi, con un programma triennale di finanziamento triennale che ci ha dato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro Del Rio, potremo realizzare, edificare delle nuove caserme per le stazioni che sono più in sofferenza o che sono già ripiegate, caserme dello Stato. È un'affermazione ulteriore della volontà dello Stato, anche attraverso l'Arma dei Carabinieri, di tutelare quanto più possibile i cittadini perché la Calabria possa avere tutto lo sviluppo che vuole e che merita. Non sarà solo questo, ho detto, rafforzeremo anche la vigilanza in estate dell'Aspromonte e della Sila con parecchi carabinieri a cavallo che dall'anno scorso abbiamo iniziato a riportare in Calabria in estate e che quest'anno saranno molti di più. Grazie anche alle disponibilità offerte dai box, dalle scuderie che il Corpo Forestale dello Stato ci ha portato insieme a così tante professionalità e risorse. Qui sono presenti tantissimi comandanti e carabinieri forestali e questo è un segno del successo di questa unione.